il tuo nome e cognome. Mi chiamo Stefano Marelli, vengo dalla provincia di Modena e ho 54 anni. La mia esperienza è piuttosto negativa perché ho cominciato fin da bambino ad avere problemi con le prime otturazioni, con le prime estrazioni, fino ad arrivare alla maggiore età, quindi 18 anni, dove ho fatto il primo ponte, sostanzialmente la parte, l'arcata superiore è stata completamente incapsulata. È stato un percorso tortuoso abbastanza lungo, fino ad arrivare al momento in cui non, cioè, fai fatica anche a mangiare. Cioè, il problema grosso è sostanzialmente il disagio che si ha oltre a confrontarsi con le persone e quindi sostanzialmente sorridere, quindi facendo vedere la tua espressione, ma anche il mangiare. Cioè, io ormai ero arrivato a dover spezzettare tutto perché non potevo più addentare nulla se non masticare con quei pochi molari che ancora tenevano, insomma, stavano in piedi, insomma, sostanzialmente. E a differenza di altre testimonianze che ho sentito, io non ho cercato in giro tanti posti. Diciamo che ho approcciato subito a informazioni che arrivavano, quindi alle varie pubblicità del dottor Palmas. Io sono curioso proprio di natura e ho provato a informarmi, ho cominciato a informarmi, ma non mi sono limitato a cercare propriamente la soluzione ottimale al costo ottimale, ma ho cercato di capire le tecniche, perché da tecnico mi premeva, mi interessava capire anche le tecnologie, la ricerca, lo sviluppo, e subito mi ha incuriosito. Io non ho perso tempo. Nel momento in cui ho visto il preventivo, ok, si va, perché proprio ormai ero arrivato all'esasperazione e soprattutto avevo intuito che secondo me era l'unica cosa da fare. E non mi sono sbagliato sostanzialmente, perché poi era la cosa, se vogliamo dire, carina e confortante, è che appena arrivato tu ti trovi già il primo interlocutore, ovvero colui che ti porta dall'aeroporto all'albergo, che parla l'italiano. Però già il fatto di avere qualcuno che parla la tua lingua, come anche la tutor che mi ha seguito durante l'operazione. Ma quando il chirurgo fa domande specifiche e che ti fa capire che cosa ti viene chiesto e soprattutto che cosa gli devi dire, cioè, capisci che sei in un ambiente sicuro, in un ambiente di professionisti, controllato, insomma, ti senti a tuo agio, fin dalla prima anestesia, fin dalla prima iniezione, sostanzialmente. Beh, la domanda potrebbe essere, lo rifaresti? Sì, subito. A prescindere dal percorso, che comunque è impegnativo in tanti sensi, ovviamente, in tanti lati, però lo rifarei per tanti motivi. Primo, perché il risultato alla fine, cioè alla fine io posso sorridere. Uno dei problemi che si creano secondo me quando si hanno appunto problemi con i denti è quello di costruirsi un carattere introverso, magari anche un po' asociale. Perché? Perché si ha sempre quel timore di confrontarsi con il prossimo, si tende a parlare meno perché magari vedono l'imperfezione, si tende anche a parlare male perché cerchi di smorzare le parole, di non rimanere molto magari a bocca aperta. Quindi sicuramente il fatto di arrivare a un risultato come quello che ho ottenuto io fa sì che in un certo senso ricominci una vita nuova, non solo a mangiare, anche con col prossimo, con le persone. Però diciamo che in un momento come questo, insomma, poter parlare, poter esprimersi completamente con tutte le espressioni del viso, non solo col sorriso, quindi alla fine il risultato c'è e io non sono soddisfatto di più. Io credo che in primis vi devo ringraziare tutti, a partire appunto dal primo runner, quindi dalla prima persona che ho incontrato per il transfer dall'aeroporto, fino a oggi, al cameraman, a te, a chiunque, perché comunque io mi sono veramente sentito a mio agio qui. La Moldavia è un bel paese, un bellissimo paese, si mangia benissimo, bellissima gente, è molto simile anche un po' all'Italia. Però io devo ringraziare voi, io devo ringraziare in primis il chirurgo, che secondo me, quando ho visto la mia bocca, insomma, non dico che ha sudato freddo, però comunque ci ha messo del suo, insomma, ecco. E poi il protesista, quindi prima Alessandro, poi dopo Vasile, che mi hanno preso per mano, mi hanno accompagnato in tutto questo percorso, e sicuramente devo tantissimo a loro. Consigliarlo, io
credo che non possa avere altre parole da spendere per consigliare questa, ammettiamo, avventura, anche se in realtà non è un'avventura, è una cosa molto importante. Alla fine il risultato giustifichi tutto il percorso, insomma, lo consiglio sicuramente. Soprattutto vi ricorderò per sempre, troverò il modo di ritornare, non per rifarlo completamente, però sicuramente rimarrete con me per sempre, insomma, ecco, mille grazie.